Indovinate un po' chi ha visto Inside Out 2 ieri al cinema? Io! Siamo prontissimi per ricreare i personaggi di Inside Out 2 in The Sims 4. Che scelta strana. È proprio lei. È proprio lui! Ah! Mio Dio! Nello scorso video avevamo ricreato i personaggi di Inside Out 1 e moltissimi di voi in tutte le piattaforme mi hanno chiesto: ma quando creerai i personaggi di Inside Out 2? Non avendo visto il film quando ho postato quei video, mi ero sentita indietro nel tempo, proprio lontana dal mondo. In Italia era già uscito il film, qui da me no. E quindi non vedevo l'ora di vederlo, anche perché mi piace il film. Bene, sì. Però l'ho visto e ora siamo pronti a creare i nuovi personaggi. Andiamo subito nel Crea un Sim. Eccoli, questi sono i personaggi di Inside Out 1. Andremo a creare quelli nuovi. Però iniziamo sempre da Riley Anderson, che è diventato più grande. Partiamo dalla vera Riley, eccola. Eliminiamo tutti gli altri perché Riley è cresciuta, non ha bisogno di tutte queste. Ups! Spoiler! No, non è vero. Ecco, questa era la nostra versione di Riley da bambina. Vediamo da adolescente. Non è così grande. Secondo me possiamo continuare a usare la versione bambina. Allora, innanzitutto i capelli sono diversi. Ora ha una coda con una mezza frangetta. Assolutamente no. È così. Questa è l'unica. Ha un po' di lentiggini ora. Ecco, giusto approcciati. E ha l'apparecchio. Ora, la felpa è diventata blu magicamente. E quella sotto è tipo multicolor. Sarebbe bello poter combinare tutti gli elementi. Mettere la maglia dentro, poi aggiungerci la giacca sopra, qualcosa così, anche qualcosa così. E lei, perfetto. Leggings, ecco, calze alte e le Converse ha cambiato colore, questa volta nero. Ah, dobbiamo anche aggiungere qualche dettaglio del viso, però credo che siano più per gli adolescenti. Chiaramente per i bambini non ci sono i dettagli per la pelle, tipo acne. Però ora Riley ha 11 anni, secondo me in The Sims 4 gli adolescenti sono un po' più grandi, almeno 13 direi. Ecco, questa è la nuova Riley. Sociale, questa volta vuole stringere amicizie ed è ancora più instabile, ovviamente. Ma ora passiamo alla nuova emozione. Partiamo da Nvidia. Ecco, possiamo partire da lei. Nvidia ha la pelle blu, un po' menta, ecco. Però non esiste in The Sims 4 se non con le mod, quindi lasciamo blu. Ok, ha gli occhi giganti, super a palla in realtà, cioè gli occhi più grandi mai visti, grandissimi, ecco. Colore è dello stesso colore della pelle, sarebbe questo il colore della pelle, però nella pelle non c'è, quindi lasciamo soltanto agli occhi. Il naso è anche su, invisibile praticamente, quindi facciamo piccolissimo. Piccolo, 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 però ha la faccia bella paffutella, ecco, e piccola anche, così. Ha delle lentiggini piccolissime sulla parte del naso, ecco. I denti, sembra che abbia gli incisivi un po' più sporgenti. E i capelli, ecco, stavo pensando a qualcosa così in realtà. Questo allora funziona meglio. Poi trucco, è davvero impossibile capire se abbia qualcosa oltre al blush sulle guance. Ecco, ora vediamo se abbiamo questo maglioncino. Qualcosa a pois è davvero difficile ora. A pois con il collo anche, difficile. Almeno di quel colore, ecco, questo è l'unico compromesso, almeno di quel colore.
Ecco, questo è il collo. Perfetto. Non sarà proprio dello stesso viola, però ha il collo, è carino. E pantaloni, è così piccolina che è impossibile capire. È un vestito, tipo maglione lungo, e sembra che abbia dei leggings rossi sotto. Così, col collo, un maglione lungo, e sotto ci mettiamo i leggings rossi. Che scelta strana. Sono praticamente di questo colore. E poi c'ha degli stivaletti tipo UGG, verde acqua, menta, magari qualcosa così. Non avrai bois, non avrai il collo viola, però è quello che si avvicina di più in termini di colori e tipologia. Ora, tratto gelosa, ecco, quindi devianza, cercatrice di segreti. Va bene, questa era invidia. Ora passiamo a Anoui, la francese del gruppo. Partiamo da lei. Anche lei è viola. E chiaramente noi il viola non ce l'abbiamo. Quindi sarà questo colore. Allora, la testa è sempre girata, quindi è un po' impossibile vedere bene i tratti. Le sopracciglia possiamo anche lasciarle così come stanno, in realtà, perché non si vedono. Ha sempre la frangetta sulla fronte. Ah, gli occhi sono un po' così, effettivamente. Forse così, che hanno anche un po' di borsette sotto gli occhi. Sono sempre grandi, solo che sono sottili e sono grigi. Il naso è un po' come paura, molto lungo. Un viso molto sottile. È un po' la versione di paura al femminile. Capelli viola. Chiaramente viola non c'è, a meno che non sia di contenuto personalizzato. Allora, non volevo assolutamente che Anoui venisse fuori totalmente grigia. Già è stato un po' un trauma con paura, con il colore della pelle. Ora, qui il colore della pelle non possiamo cambiarlo, però vediamo se possiamo fare qualcosa di diverso. Così ci siamo, giusto? È più viola. Nel frattempo ho scaricato una mod per poter ottenere questo colore che trovate qui in alto. In un precedente video ho spiegato che cos'è e come si usa. Va bene, ok, penso che questo taglio sia abbastanza indicato. Poi indossa un maglione blu scuro, viola, qualcosa di molto scuro, molto semplice. Se col collo alto è anche meglio, in realtà. Ecco, qualcosa così. Non è viola, magari possiamo fare blu. Poi dei jeans, pantaloni da tuta, insomma. Ecco, magari così. Però deve essere proprio blu. Eccolo, c'è anche l'elastico, è perfetto. E poi non ha le scarpe, ma i calzini grigi. Perfetti. E lei? Vediamo se riusciamo a metterle tipo un po' più di borse. Ecco, sempre assonnata. Sono un po' più grandi gli occhi, però li abbiamo fatti troppo piccoli. Sono anche meno a mandorla di così. No, questo è il contrario di come sei tu. Pigra. Esatto. È proprio lei. Bene, mi sono ricordata anche che possiamo cambiare il colore di questa maglia per la nostra invidia. Ecco. Ma forse così ci sta meglio questo viola? Forse più al contrario, quello viola e questo violetto. Così ci sta meglio. Perfetto, ora passiamo a imbarazzo. Va bene, partiamo da lui. Togliamo un attimo i capelli che mi distraggono. Ma anche il baffo, sinceramente. Allora, partiamo un attimo dal colore del corpo, che è rosa shocking, che ovviamente noi non abbiamo. Possiamo renderlo un po' così? Ci possiamo provare. Secondo me il nostro imbarazzo è un po' così. È anche bello muscoloso, in effetti, sembrerebbe. Però non mi pare che abbia tutta questa pancia. Soltanto gigante.
allora, poi viso bello tondo, ecco, mento praticamente quasi inesistente, gli occhi molto vicini tra di loro e rotondissimi, super rotondi, ecco, perfetto, rossi. Le sopracciglia fanno un po' impressione così, devo dire. Sono piccolissime, molto vicine anche tra di loro. Tipo così, ecco. Il naso è molto molto grande, ecco. Questo è quello più a palla che troviamo. No, più questo così, però più grande. Sembra un po' lui, molto carino. Lui ce lo vedo con... tipo quella barbetta, quella che sta appena nascendo, da un po' quest'aria di ombra che si crea lì. Ora, capelli. Possiamo utilizzare lo stesso trucco che abbiamo utilizzato con Imbarazzo. No, secondo me questo è il nostro amico Imbarazzo. Perfetto, è lui. Ora, dettagli del viso. Creiamo un po' di imbarazzo anche sul viso. Con del trucco, guance, ecco, è proprio lui, lo stesso per tenero, felpa, questa potrebbe già andare benissimo, devo dire. Poi abbiamo dei jeans viola, è più un viola così, se proprio dobbiamo dirla tutta. Scarpe sportive, qualcosa tipo Vans. Rosse, ecco, è proprio lui. Ok, è come tratti socialmente a disagio e anche un po' paranoico, ma come ambizione vuole avere delle amicizie. e ora quella più difficile, ansia. Allora, è una donna, tu ci puoi stare, il colore della pelle non ci siamo, ma non ci saremo comunque, perché l'arancione come lo crei? Non lo crei? Non si può, è qualcosa che si avvicina di più all'aranciato, è la cosa più aranciata che abbiamo. Poi ha un corpo molto sottile, super longilinea. Allora, qui ci va una bella cresta. Arancioni ce l'abbiamo, incredibile. Allora, le sopracciglia vanno un po' all'insù, sono abbastanza folte. Qualcosa del genere, possiamo fare più vicina? Un po' più scure, così. Gli occhi sono verdi, sono minuscoli, piccolissimi. Sono rotondissimi, che più rotondi non ce n'è. Sono minuscoli. Così mette veramente ansia. Ah, con le sopracciglia così, con gli occhi così, aiuto. Mette davvero ansia. Il naso è inesistente, dobbiamo un po' ridimensionarlo. Piccolissimissimo. Ecco. E la faccia, insomma, è piccolina. Diciamo... è un po' allungata, però è piccolina, nel senso ha soltanto le guance, forse sono... trucco non ne ha, non ha nessun trucco, è così, naturale. Ora, andiamo di maglioni, sicuramente ci sarà qualcosa di rigato. Eccola. Vabbè, è di custom content, però maglione a righe. Pantaloni non viola, marroni ci servono e sembrano anche in corduroy. D'altra vita non ci sono, sarebbe veramente il massimo. Più scuri, ecco. E sicuramente non i tacchi, ma degli stivali. Dobbiamo rivedere i capelli, c'è qualcosa che non mi convince dei capelli. E gli stivali, eccoli, perfetto, niente accessori. Rivediamo i capelli, forse così, sì, secondo me così va bene. Mio Dio, non ce la fa.
Vediamo un po' i denti un attimo. Ecco, un po' tutti storti, aperti. Forse questi stanno meglio perché lasciano intravedere gli spazietti tra i denti. Forse un po' troppo. Mio Dio, sì, un po' troppo. Facciamoli storti soltanto. A livello di tratti, sicuramente ansia è instabile e anche perfezionista, fin troppo. E a livello di ambizione, conoscenza, vuole essere abile in molte cose contemporaneamente, ecco, è proprio lei. Allora, ci siamo, abbiamo finito con tutte le emozioni di Inside Out 2. Rivediamole. Abbiamo Riley nella versione cresciuta, quindi è un adolescente, ma non in The Sims 4. Qui è ancora una bambina, però è cresciuta. Poi abbiamo Invidia con un colore di pelle diverso. Poi abbiamo Anhui. Poi abbiamo imbarazzo e poi abbiamo ansia, che mette davvero ansia. Ora, considerando che non possiamo esattamente assegnare il colore preciso della pelle, vi piacciono questi personaggi? Soprattutto vi è piaciuto il film? Fatemelo sapere nei commenti. Alla prossima, bella gente!